Ecco, ah, perché tu non hai mie fotografie ancora. Grazie. Buongiorno a tutti. Siamo qui a parlare del messaggio del Santo Padre per la prima giornata mondiale dei poveri. È un'iniziativa che è stata annunciata alla fine dell'anno della misericordia. E più che una giornata, si legge il messaggio, vede che il Papa chiede alle parrocchie, alle comunità cristiane, vivere una settimana di iniziative concrete e più in generale il Santo Padre incoraggia tutti i fedeli nel vivere la carità, a passare dalle parole ai fatti e dai fatti isolati a una cosa più costante che lui dice, lui chiama una condivisione che diventa stile di vita. Però abbiamo gli esperti qua, Monsignor Fisichella, Monsignor Ruiz Arenas e Graham Bell, e cominciamo con Sua Eccellenza Monsignor Fisichella. Grazie direttore e buongiorno. L'anno scorso, domenica 13 novembre, mentre in tutte le cattedrali del mondo si chiudevano le porte della misericordia, Papa Francesco celebrava nella Basilica di San Pietro il giubileo dedicato a tutte le persone socialmente emarginate. Nell'omelia il Papa si esprimeva così: proprio oggi, quando si parla di esclusione, vengono subito in mente persone concrete, non cose inutili, ma persone preziose. La persona umana, posta da Dio al culmine del creato, viene spesso scartata perché si preferiscono le cose che passano. E questo è inaccettabile, perché l'uomo è il bene più prezioso agli occhi di Dio. Ed è grave che ci si abitui a questo scarto. Bisogna preoccuparsi quando la coscienza si anestetizza e non fa più caso al fratello che ci soffre accanto o ai problemi seri del mondo. Oggi, nelle cattedrali e nei santuari di tutto il mondo, si chiudono le porte della misericordia. Chiediamo la grazia di non chiudere gli occhi davanti a Dio che ci guarda e dinanzi al prossimo che ci interpella, soprattutto al fratello dimenticato ed escluso, a Lazzaro, che giace davanti alla nostra porta. Lì punta la lente di ingrandimento della Chiesa. Alla luce di queste riflessioni, vorrei che oggi fosse la giornata dei poveri. La frase finale non era nel testo dell'omelia preparata per questa circostanza. Papa Francesco la pronunciò spontaneamente, guardando le migliaia di poveri che erano presenti alla celebrazione eucaristica e che si erano intrattenuti con lui nei giorni precedenti. Gli avevano espresso le loro difficoltà insieme ai desideri più profondi che portavano nel cuore. Il Papa li aveva abbracciati a lungo, con commozione e intensità. Probabilmente proprio gli sguardi e le lacrime di quelle persone gli erano rimaste fortemente impresse nel momento in cui, alzando gli occhi dal testo, annunciava il desiderio di una giornata dei poveri. Il desiderio comunque diventava subito una realtà. Firmando in Piazza San Pietro la lettera Misericordia et Misera, Papa Francesco aggiungeva a conclusione: ho intuito che come ulteriore segno concreto di questo anno santo straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della 33ª domenica del tempo ordinario, la Giornata Mondiale dei Poveri. Sarà la più degna preparazione per vivere la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, il quale si è identificato con i piccoli e i poveri e ci giudicherà secondo le opere di misericordia. Sarà una giornata che aiuterà le comunità e ciascun battezzato a riflettere su come la povertà stia al cuore del Vangelo e sul fatto che fino a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa,
non potrà esserci giustizia né pace sociale. Questa giornata costituirà anche una genuina forma di nuova evangelizzazione, con la quale rinnovare il volto della Chiesa nella sua perenne azione di conversione pastorale per essere testimone della misericordia. Su questo orizzonte, quindi, è necessario collocare il messaggio per la prima giornata mondiale dei poveri che si celebrerà in tutta la Chiesa il prossimo 19 novembre, 33esima domenica del tempo ordinario. Messaggio che oggi viene presentato. Come ricorda il Santo Padre, alle altre giornate mondiali istituite dai miei predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita delle nostre comunità, desidero che si aggiunga questa, che apporta al loro insieme un elemento di completamento squisitamente evangelico, cioè la predilezione di Gesù per i poveri. Sarà questa una giornata dove tutta la comunità cristiana dovrà essere capace di tendere la mano ai poveri, ai deboli, agli uomini e alle donne cui viene troppo spesso calpestata la dignità. Il messaggio richiama all'espressione biblica della prima lettera di San Giovanni: non amiamo a parole ma con i fatti. Questo motto si intende configurare il senso della celebrazione mondiale. Figlioli, dice San Giovanni, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Queste parole con cui Papa Francesco introduce il suo messaggio. L'esortazione comunque esprime un imperativo dal quale nessun cristiano può prescindere. Centrale diventa il richiamo all'opposizione tra azione, servizio concreto reso agli ultimi e il vuoto che spesso le sole parole celano. Il Papa insiste su questo punto. Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o tantomeno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre a un vero incontro con i poveri e dare luogo a una condivisione che diventi stile di vita. Ora, il messaggio che viene presentato in 8 lingue, troverete le traduzioni in 8 lingue, italiano, francese, inglese, tedesco, polacco, spagnolo, portoghese e arabo, può essere facilmente raccolto intorno a queste due espressioni che ne delineano il significato profondo e ne costituiscono la sintesi. La prima si riferisce al richiamo del Salmo: questo povero grida e il Signore lo ascolta. Il grido dei poveri non può lasciare la Chiesa insensibile. Fin dall'inizio della sua storia e nel corso dei secoli, la comunità cristiana, rifuggendo da qualsiasi retorica, si è messa al servizio dei più bisognosi, perché aveva compreso che la vita dei discepoli di Gesù doveva esprimersi in una fraternità e solidarietà tali da corrispondere all'insegnamento principale del Maestro, che aveva proclamato i poveri beati ed eredi del Regno dei Cieli. Certo, il Papa richiama al fatto che ci sono stati momenti nella storia della Chiesa in cui il grido dei poveri non è stato ascoltato con la dovuta attenzione. Eppure, anche in questi frangenti, non sono mancati uomini e donne che in diversi modi hanno offerto la loro vita a servizio dei poveri, scrivendo pagine di storia da cui emerge la fantasia della carità cristiana. La seconda espressione verte sul termine condivisione.
partendo dall'esempio di San Francesco, che non si accontentò di abbracciare il lebbroso e di dargli l'elemosina, ma comprese che la vera carità consisteva nello stare insieme, vicino, condividendo il dolore e la sofferenza della malattia, come pure il disagio dell'emarginazione. Il Papa propone come stile di vita dei credenti quello dell'incontro con i poveri per dare luogo a una condivisione che diventi stile di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. La sfida che si intende porre, come si nota, consiste nell'uscire dall'indifferenza, dalle certezze e comodità che spesso sono i luoghi privilegiati di una cultura benestante, per riconoscere che la povertà costituisce anche un valore con cui confrontarsi. I cristiani, infatti, sanno che la povertà è anche una vocazione a seguire Gesù povero. Cito ancora Papa Francesco: povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria condivisione di creatura limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza che illude di essere immortali. La povertà è un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione di felicità. La povertà, così intesa, è il metro che permette di valutare l'uso corretto dei beni materiali e anche di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti. Così la citazione al numero 4. Papa Francesco, in questo messaggio, non nasconde la difficoltà che emerge soprattutto ai nostri giorni di identificare in modo chiaro la povertà. Egli parla dei 1000 volti segnati dal dolore, dall'emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle torture, dalla prigionia, dalla guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, dall'ignoranza e dall'analfabetismo, dall'emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavitù, dall'esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. La povertà ha il volto di donne, di uomini, di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro. Insomma, presenta un elenco impietoso e mai completo che si allarga sempre più a causa della avidità di pochi e della indifferenza generalizzata. La terapia che potrebbe aiutare ad alleviare questa grave patologia si ritrova nella forma della reciprocità. Il povero viene raggiunto dalla tenerezza e dalla misericordia di Dio attraverso quanti desiderano incontrare realmente il volto di Cristo. Alla stessa stregua, quanti hanno perduto la dignità e sono ai margini, quanti sono afflitti dal sopruso e dalla violenza, provocano i cristiani a ritrovare il senso della povertà evangelica che loro portano impresso nella vita quotidiana. Ora, la dimensione della reciprocità trova riscontro nel logo della Giornata Mondiale dei Poveri, ed è questo. È anche proiettato, tradotto in tante differenti lingue. E do una breve spiegazione del logo perché con l'esperienza che abbiamo avuto con il Giubileo, con altre iniziative del Pontificio Consiglio, abbiamo visto che un logo aiuta immediatamente a identificare l'evento, e nel momento in cui c'è la presenza di un logo, la mente ritorna subito con prontezza a quanto è significato anche dal logo, che ha un profondo significato. Si nota
una porta aperta e sul ciglio si ritrovano due persone. Ambedue tendono la mano, una perché chiede aiuto, l'altra perché intende offrirlo. In effetti è difficile comprendere chi tra i due sia il vero povero, o meglio, ambedue sono poveri. Chi tende la mano per entrare chiede condivisione. Chi tende la mano per aiutare è invitato a uscire per condividere. Sono due mani tese che si incontrano dove ognuna offre qualcosa. Due braccia che esprimono solidarietà e che provocano a non rimanere sulla soglia, ma ad andare incontro all'altro. Il povero può entrare in casa una volta che dalla casa si è compreso che l'aiuto è la condivisione. Diventano quanto mai espressive in questo contesto le parole che Papa Francesco scrive al numero 5 del messaggio. Benedette le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli. Sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità, versando olio di consolazione sulle piaghe dell'umanità. Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza se, senza però e senza forse. Sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio. Come si vede poi all'orizzonte di queste due mani che sono tese c'è una stella che normalmente è identificata come la stella dell'evangelizzazione. Quindi questo andare uno incontro all'altro, questo richiamo alla condivisione, di fatto è quanto il Papa desidera, un'opera di nuova evangelizzazione. L'invito del Santo Padre è rivolto alla Chiesa intera, così come agli uomini e alle donne di buona volontà. Tutti sono provocati ad ascoltare il grido di aiuto dei poveri, indipendentemente dalla religione, dal colore della pelle e dalla nazione a cui si appartiene. A tutti è chiesto di non voltare lo sguardo altrove. Ai cristiani è chiesto di fare propria la cultura dell'incontro, di abbattere mura, confini e recinti innalzati dall'egoismo e dalla paura. A tutti viene ricordato che la solidarietà e la fratellanza sono proprie e degne dell'uomo in quanto tale e costituiscono il dono originario destinato all'umanità senza alcuna esclusione. Come la povertà non conosce confini e barriere perché si è estesa al mondo intero, così la solidarietà ha bisogno di essere riconosciuta come espressione di genuina fraternità per tutti. Più concretamente, le chiese particolari sono invitate a trovare tutte le forme più adeguate per dare continuità a quanto già esiste e che segna la vita del vasto mondo del volontariato. Papa Francesco chiede che tutti si impegnino, soprattutto nel corso della settimana precedente, per creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. Viene chiesto inoltre di invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme alla Santa Eucaristia della Domenica e successivamente di accogliere i poveri come ospiti privilegiati alla nostra mensa. Per permettere ai sacerdoti e al mondo del volontariato di vivere ancora più intensamente questi momenti, il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione ha predisposto un sussidio pastorale che sarà disponibile a partire dai primi giorni del mese di settembre. Papa Francesco sarà direttamente coinvolto nella celebrazione di questa giornata,
che lo vedrà presiedere la Santa Eucaristia nella Basilica di San Pietro insieme a tanti poveri e ai volontari. Per i volontari, in particolare, è prevista una veglia di preparazione sabato 18 novembre nella chiesa di San Lorenzo fuori le mura per fare memoria del grande santo romano che, elevando la figura del povero a vero e unico tesoro della Chiesa, si consegnò al martirio a testimonianza perenne del suo servizio di carità. Il Papa non dovrebbe essere presente a questo momento della veglia. Sarà un momento per esprimere anche il ringraziamento per quanti quotidianamente e in silenzio vivono il servizio dell'assistenza ai poveri e un invito perché tanti altri si uniscano alla loro testimonianza. Le intenzioni di Papa Francesco, racchiuse nel messaggio che invia oggi a tutta la Chiesa, riguardano la speranza perché questa giornata mondiale possa diventare un richiamo forte alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda. I poveri non sono un problema, sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l'essenza del Vangelo. Grazie. Grazie Eccellenza e complimenti per il logo che aiuta molto. Eccellenza Monsignor Ruiz Arenas. La Chiesa fin dall'inizio si è preoccupata dei poveri, anzi, nei primi secoli il suo impegno di aiuto e condivisione è stato un segno luminoso di autenticità. L'ammirazione per l'amore, il sincero interessamento e il soccorso ai poveri ha fatto sì che tante persone aderissero alla fede cristiana. Il criterio chiave di autenticità risiedeva nel fatto che non si dimenticavano dei poveri. Se si guarda la storia della Chiesa, si trovano innumerevoli espressioni di questo amore e di aiuto ai poveri. Sono tantissime le istituzioni di assistenza nel campo della salute, dell'educazione, di protezione per le persone sole e abbandonate, che sono frutto della generosità di tanti credenti. Non possiamo dimenticare che Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo e ha vissuto nella povertà. Le sue parole e i suoi gesti erano l'espressione di predilezione per i poveri e per questo quando la Chiesa accoglie e aiuta le persone disagiate, lo fa perché riconosce in esse l'immagine e presenza di Cristo. Gli ultimi papi, particolarmente San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno ribadito l'importanza di un'opzione preferenziale per i poveri e i loro scritti magisteriali sono un invito permanente per tutta la Chiesa perché risponda con dedizione e generosità, aiutando la società affinché non siano negati a nessuna persona i beni necessari per una vita decorosa. Papa Francesco ritiene che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica e considera tale opzione come una forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa. Per questo motivo insiste molto sull'urgenza di un'inclusione sociale dei poveri e riguardo a questo aspetto ha dedicato una particolare attenzione nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Ogni cristiano e ogni comunità, dice Papa Francesco, sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società. Questo suppone l'impegno di tutti ad essere docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e a soccorrerlo. Nell'istituire la Giornata Mondiale dei Poveri, il Papa vuole che tutti i cristiani prendiamo coscienza della necessità di trovare e toccare Cristo nella carne dei poveri. Si tratta pertanto di una giornata di sensibilizzazione circa l'esigenza di primo ordine che viene da Cristo stesso.
Il Papa ci ricorda che senza l'opzione preferenziale per i più poveri, l'annuncio del Vangelo, che pur è la prima forma di carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l'odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone. Papa Francesco, pertanto, è coerente con quello che predica e vive, e ci esorta perché nessuno possa sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale. Grazie. Grazie, Eccellenza. Adesso a voi. Nome e testata, grazie. Andrea Cali Interris. L'invito del Papa è quello di andare a trasformare in stile di vita questo incontro con i poveri. Mi chiedo concretamente, per le famiglie normali, famiglie di padre, madre, figli, eccetera, come si può tradurre questo stile di vita? Ma innanzitutto credo che sia quello di un cambiamento di mentalità. Mi rifaccio a quello che è l'ultima espressione del mio intervento presa dal messaggio. E i poveri non sono un problema, i poveri sono una risorsa. Mi sembra che spesso scuoterci dall'indifferenza e pensare che non è soltanto una moneta che io posso dare e che mi toglie ogni preoccupazione, ma è l'interesse per l'altro, è la preoccupazione per l'altro, è il prendersi cura dell'altro, è il comprendere che l'altro è un fratello, è una sorella, non sono degli estranei. Questo fa comprendere anche perché il Papa inviti almeno nella giornata dei poveri ad aprire le proprie case e ad ospitare, e quindi che non ci sia soltanto un invito a partecipare alla Santa Eucaristia, ma che ci sia anche un invito a pranzo, cosa che il Papa stesso farà, perché dopo la messa nella Basilica di San Pietro stiamo organizzando, per cui nella Paolo VI il Papa ospiterà almeno 500 poveri, insomma, che ovvio è già un numero considerevole per le strutture che c'è, ma quel giorno certamente a tutti quelli che partecipano all'Eucaristia ci stiamo organizzando perché tutti abbiano ad essere accolti nelle varie realtà di carità che sono presenti qui in Roma. Nicolas Senez, La Croix, qui. Nel testo, nel messaggio del Papa, mi sembra che c'è una tensione entro la lotta contro la povertà che calposta la dignità, e anche il povero come modello di vita cristiana, come vocazione a seguire Gesù povero. Per la Chiesa, che è la povertà? Sì, il Papa richiama a questi due momenti perché spesso noi dimentichiamo che la povertà è anche un valore, nel senso che la povertà è la capacità di relativizzare quello che noi facciamo come assoluto e che non è un assoluto. Gesù povero è Gesù che punta sull'essenziale. Il Gesù povero è quello che condivide la sorte dei poveri proprio perché porta su di sé questa dimensione. Quindi la povertà come tale, come vocazione, non dimentichiamo che è una chiamata nella Chiesa che relativizza ogni assoluto perché spinge a puntare lo sguardo verso il ritorno del Signore.
Un esempio di questo sono quanti si consacrano appunto in una vita di povertà che diventa anche un voto che viene assunto. Quindi la vita consacrata accetta in sé una identità per conformarsi di più a Cristo e quindi per saper condividere con gli altri. Questa quindi è la prima dimensione, la dimensione che non parla di una povertà materiale, ma parla di una povertà come una vocazione a saper identificare l'essenziale della vita. L'unico necessario, direi con una espressione di Maurice Blondel, che in questo modo le potrà particolarmente far piacere per la consonanza di nazione. E l'unico necessario nella vita è quello che deve essere ritrovato. E questo è possibile ed è fattibile nella misura in cui abbiamo gli occhi fissi su ciò che è essenziale. Poi ci sono le forme di povertà, che noi chiamiamo comunemente in maniera generica con il termine ugualmente povertà. Quelle sono le forme di povertà che sono causate dall'avidità, che sono causate dall'indifferenza, che sono causate da leggi che non rispettano la dignità delle persone. E queste forme di povertà di fatto sono infinite. Ieri, ad esempio, un quotidiano italiano presentava un articolo alquanto interessante proprio sulle forme di povertà presenti in Italia e una classifica di 9-10 elementi secondo i quali potevano essere caratterizzate forme di povertà. È difficile una identificazione sociologica della povertà sic et simpliciter, perché queste dimensioni e queste forme si estendono a tantissimi livelli. Quindi è anche povertà quella di una famiglia che ovviamente è sotto una soglia. Il criterio poi qual è la soglia e quali sono i criteri per valutare la soglia? Ci si muove in una situazione che è veramente magmatica e che non consente. Però l'elenco che il Papa propone è un elenco, direi, alquanto completo, perché pur nella sua genericità individua tutte le categorie che costituiscono una mancanza di dignità personale. Grazie. Giuseppe Rusconi, www.rossopurpura.org, giornale del popolo di Lugano. Monsignor Fisichella, nel messaggio del Papa, per riallacciarmi a quanto lei ha appena detto, si legge che si parla del valore che la povertà in se stessa costituisce. Allora, se uno la povertà, la vita povera, la sceglie, indubbiamente attribuisce a questa vita povera un valore. Ma se uno la povertà non la sceglie e la subisce, mi riesce difficile capire come per costui la povertà possa essere un valore. Se uno muore di fame perché è povero, come può dare valore positivo alla povertà? Grazie. Infatti questo tipo di povertà non è affatto un valore, perché è un'ingiustizia, e quindi l'ingiustizia non potrà mai essere assunta a valore. Come ho spiegato in precedenza, una cosa è una vocazione, e la vocazione è uno stile di vita che fa proprie alcune realizzazioni, che non vuol dire la mancanza del vitto e del necessario, vuol dire accontentarsi. E credo sia una espressione, non ricordo più di chi, ma che diceva, mi verrà in mente quando sarà troppo tardi chi l'ha detta,
che noi non ci rallegriamo mai del molto che abbiamo, mentre ci lamentiamo tantissimo del poco che ci manca. Ecco, io credo che il discorso verta su questa dimensione. La dimensione vocazionale è una scelta di libertà, ed è una scelta di libertà per non subire quel fascino che una cultura consumistica propone. E quindi nel momento in cui si relativizza una dimensione consumistica oltre misura, che è quella di una ricchezza sfacciata, che è quella di uno spreco e di un inutilizzo delle risorse che potrebbero essere più universali, che è quello di una mentalità del dover spendere solo per, e di dover comperare solo per il motivo di spendere senza utilità. Questo tipo di povertà che relativizza queste forme è certamente un valore. Dall'altra parte ci sono le forme di povertà di cui noi assistiamo quotidianamente, che sono invece portate da forme di ingiustizia o da forme di illusioni che vengono date. E quindi in questo senso non saranno mai un valore, proprio perché sono espressioni che illudono la dignità della persona e che fanno mancare alla persona il necessario per vivere. Quando si è davanti a queste forme, ovviamente la povertà è da combattere, perché ciò che viene leso è la dignità. Grazie. Sì. Oh, c'è. Mimmo Muolo a venire. Eccellenza, vorrei sapere, ma è anche una forma di denuncia di quella questa giornata, è una forma di denuncia alla maniera del Papa, naturalmente, di quella distinzione che abbiamo letto qualche tempo fa sui giornali, per cui 8 uomini più ricchi del mondo possiedono la stessa ricchezza, se non ricordo male, dell'altra metà, di metà della popolazione umana, cioè questo... una forma di denuncia di questa sperequazione nella distribuzione delle ricchezze sul nostro pianeta. Ma io credo che su questo tema il Papa è ritornato diverse volte con grande paresia, cioè con grande libertà d'animo e con grande chiarezza delle espressioni. Quindi il messaggio è una proposta. Ma è una proposta che, come tale, nel momento in cui pone in primo piano la dimensione di una di forme di povertà che ledono la dignità delle persone, diventa anche un autentico atto di denuncia e quindi diventa anche una espressione attraverso la quale l'animo viene provocato innanzitutto a prendere coscienza di questa situazione mondiale e a rispondere con i vari strumenti che sono a disposizione. Come accennava anche a Monsignor Segretario nel suo intervento, la Chiesa conosce da sempre una sua capacità di collaborazione, di aiuto e di incontro. L'esempio che il Papa fa di San Francesco è emblematico da questa prospettiva, perché dice che non soltanto dobbiamo dare l'elemosina, non soltanto dobbiamo abbracciare. Il Papa da subito del suo pontificato ha avuto questa espressione, toccare la carne di Cristo. E credo che questo plasticamente dica che cosa significa andare incontro, denunciare, cioè il toccare la carne di Cristo significa toccare anche concretamente il povero. Il Papa faceva l'esempio, dice, quando tu dai una monetina cosa fai? La dai con le due dita per non toccare, o gli prendi la mano e la stringi.
è chiaro che nel momento in cui tu proponi di dire prendi la mano e stringi, stai facendo una denuncia che sei soltanto lì con la monetina, con due dita, e poi te fuggi. Quindi da questa prospettiva mi sembra che il messaggio voglia essere questa dimensione, però concretamente desidera, proprio perché la chiama una espressione di nuova evangelizzazione, vuole essere anche una condizione per suscitare sempre di più la consapevolezza che dinanzi a queste forme la fede è coinvolta, i cristiani sono coinvolti, e al di là dei cristiani ogni persona è coinvolta, perché Dio ha creato il mondo non per pochi privilegiati, ma l'ha creato per tutti. Sono i pochi privilegiati che poi lo hanno diviso, ma il mondo è stato fatto per tutti, è stato creato per tutti. Grazie Eccellenza, grazie a tutti i nostri ospiti, e se avete qualche minuto immagino che c'è qualche televisione che vuole una battuta o in francese o in inglese o in spagnolo. Grazie. Grazie. Vediamo. Sì, certo. Una foto tutti insieme. Hola, ¿cómo estás?